Onorevole Baldino, allora il Presidente Conte non mette in discussione né il sostegno a Draghi, lo abbiamo sentito nelle posizioni di politica internazionale. Dopo la scissione rimanere nel governo però ad alcuni suona come una contraddizione, lei è d'accordo? Ma non capisco perché la decisione di Di Maio dovrebbe compromettere la tenuta e la stabilità del governo o la decisione del Movimento 5 Stelle di sostenere un governo, il governo di un paese che stava attraversando un momento difficilissimo quando è nato, e questo è il motivo per cui siamo entrati, ricordiamo la pandemia, sembra ormai un ricordo lontano quasi, però abbiamo affrontato un momento durissimo, la crisi economica. E oggi purtroppo le conseguenze indirette di una guerra nel cuore, alle porte dell'Europa, che sta lacerando non soltanto una popolazione che è la popolazione aggredita, dove c'è morte e distruzione, ma anche insomma ci sono delle ripercussioni indirette anche negli altri paesi. Quindi noi non ci faremo sicuramente influenzare dalle scelte di una persona che ha deciso di abbandonare la sua casa per fondare un altro gruppo politico. Allora, sul rimanere nel governo non tutte le posizioni sono uguali, per esempio leggo dalle agenzie che l'onorevole Buffagni ha detto: restare nel governo, valutiamo, vediamo, ci dobbiamo riflettere, non vi pare? Secondo me sarà uno dei tanti temi da affrontare. Sì, io l'ho sentita la dichiarazione di Buffagni stamattina, eravamo insieme. Il discorso è questo: noi lo abbiamo sempre detto dal primo momento in cui abbiamo deciso di sostenere questo governo, che noi rimaniamo nel governo chiaramente fino a quando le proposte del Movimento 5 Stelle vengono accolte e le cose che ha realizzato il Movimento 5 Stelle, i tanti risultati raggiunti dal Movimento 5 Stelle al governo vengono difesi. Nel momento in cui queste condizioni vengono a mancare, è certo che si valuta se conviene o meno stare all'interno del governo, ma non lo facciamo per la scelta di Di Maio, sicuramente no. No, non ci facciamo scoraggiare dalla scelta di un singolo o di più persone, scelte personali, ma noi valutiamo per l'interesse dei cittadini italiani. Non mi piace infierire sulle difficoltà degli altri, credo solo che la scelta di Di Maio, più che motivata dalle nobili dichiarazioni che ha espresso ieri sera in conferenza stampa, sia dettata dal fatto che il loro statuto non prevede il terzo mandato e molti del 5 Stelle che erano entrati in Parlamento sulla promessa di fare soltanto due mandati, di rivoluzionare tutto, probabilmente a Roma ci stanno molto bene e vogliono continuare a starci. È così? Questo bisognerebbe chiederlo a chi ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Noi andiamo orgogliosamente a testa alta. Io mi sono candidata nel Movimento 5 Stelle, ho iniziato a fare politica perché ho intravisto in questo movimento, in questa forza politica, ideali di giustizia sociale, di etica pubblica, di legalità. Non ha mai pensato di andare con Di Maio. E io questi valori li vedo ancora nella mia forza politica e sono orgogliosa di farne parte, perché li abbiamo perseguiti stando al governo e non li abbiamo abbandonati mai e continuiamo a perseguirli, lo stiamo continuando a fare in questo governo. Proponiamo il salario minimo. Non ha mai sfiorato l'idea di passare con Di Maio? Mai. Direttore. Assolutamente mai. Noi ieri abbiamo evocato grandi scissioni della storia, no? Abbiamo parlato della scissione di Palazzo Barberini quando Saragat fondò il Partito Socialdemocratico. Potrei ricordare la famosa scissione di Livorno quando l'ala sinistra del Partito Socialista dette vita, con grandi personaggi come Gramsci e Togliatti, al Partito Comunista Italiano. Però quelle scissioni avevano una forte caratterizzazione ideale, ideologica, contenutistica. Cioè non erano scissioni fatte su cabotaggio politico, erano scissioni su grandi ideali, ma ce ne sono state in tutto il mondo, non è un fatto traumatico. Anche in Germania i grandi partiti tedeschi hanno subito delle scissioni, anche in Gran Bretagna, addirittura nell'antica Roma, no? Gli ottimati. Ecco, lei per esempio si sente euroatlantica? Ma il Movimento 5 Stelle si colloca nella cornice euroatlantica e non ha mai messo in discussione la collocazione italiana nella cornice euroatlantica, tanto più in questa legislatura e tanto più da quando Giuseppe Conte, che è stato Presidente del Consiglio, quindi chi più di lui sensibile ai legami internazionali, quindi non ha mai messo in discussione. Per cui io non comprendo il reale motivo, come ha evocato giustamente lei poc'anzi, di questa scissione, che poi scissione in realtà non è, cioè di questa diaspora, diciamo così.
di deputati e senatori verso un gruppo che io francamente non ho compreso quali siano i principi e quale sia il progetto, se non quello di difendere l'atlantismo, e mi pare che nessuno lo stia mettendo in discussione, tantomeno noi, e il sostegno a Draghi, e anche qui anche noi lo stiamo sostenendo, il governo Draghi, ma comunque sia, non mi sembrano due principi, non mi sembra un progetto politico questo, un progetto politico da proporre ai cittadini. Quindi non comprendo, e sono d'accordo con lei, direttore, le reali ragioni sicuramente non sono ideali di questa diaspora. Allora, io vorrei tornare, una curiosità, a che cosa si riferisce Di Maio quando parla di partito dell'odio? Questa è un'altra domanda molto interessante che dovrebbe fare a lui, perché noi non lo siamo il partito dell'odio, e nessuno di noi l'ha insultato. Semplicemente nel momento in cui si decide di fare un'azione forte come quella di indire una conferenza stampa per mettere in discussione e mistificare anche i contenuti dell'azione della tua forza politica, ti devi aspettare poi delle reazioni. Non puoi aspettarti che nessuno risponda, e ti devi aspettare anche delle reazioni forti, perché quello che ha fatto già a febbraio, dopo il Quirinale, quando tutti sanno che Luigi Di Maio ha lavorato per portare Draghi al Quirinale fino all'ultimo minuto, e poi si è intestato l'elezione di Mattarella dicendo che il Movimento 5 Stelle e alcune leadership hanno fallito. Io questo non lo sapevo. Questo lo chiederemo lo apprendo questa sera. Le do una notizia. Ma nei palazzi si sapeva. Molinari, lei lo sapeva? Ma da questa parte non c'è stato mai nessun attacco al governo, semplicemente da forza che sostiene il governo, da forza di maggioranza, ci siamo permessi di porre dei temi politici, e credo che in una democrazia parlamentare dove il governo sta in piedi grazie al sostegno e alla fiducia delle Camere, quindi delle forze politiche, è sacrosanto che un partito, una forza politica ponga dei temi, ma anche la Lega lo fa, anche Forza Italia lo fa, anche il PD lo fa, tutti lo fanno, noi siamo gli unici che vogliono mettere a repentaglio la tenuta del governo. Ma non mi pare, non mi sembra questo il tema, a me sembra che sia stata messa in atto una mera, pura e triste anche, mistificazione della realtà, e questo mi dispiace, ma guardi, non dispiace per me, né tantomeno per Giuseppe Conte, né tantomeno per il Movimento 5 Stelle, a me dispiace, e oggi sono molto delusa, se penso a 11 milioni di cittadini, di persone che il 4 marzo del 2018 hanno fatto una X sul simbolo del Movimento 5 Stelle, pensando ad una forza politica che avrebbe cambiato la politica, e noi abbiamo fatto di tutto in questa legislatura, io e i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, i tanti che sono rimasti per portare una ventata di freschezza nei temi, e lo abbiamo fatto perché, guardi, si parla sempre di reddito di cittadinanza, di salario minimo, del super bonus, tutte cose che il Movimento 5 Stelle ha fatto o sta proponendo alla politica italiana, quindi io sono orgogliosa di questo, mi dispiace che tutti questi cittadini oggi siano delusi da una persona alla quale avevano creduto, perché lui in quel momento peraltro era candidato presidente e capo politico del Movimento 5 Stelle. Direttore. Ci segnalano che tra i deputati e i nomi di spicco che potrebbero a questo punto passare anche tra le fila di Di Maio, lì con voi c'è la Baldino, potrebbe confermarcelo o meno, ci potrebbe essere l'ex ministra Azzolina. Vediamo, ce lo conferma? Ne sa qualcosa? No, francamente non ne so nulla, ho letto anche io delle agenzie, ma penso che insomma queste sono... Staremo a vedere. Cioè, Luca, tu resta lì, magari ci dai altri aggiornamenti, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Nel frattempo il Premier Draghi ha detto che Kiev si deve difendere, l'invio delle armi serve a questo. Siete d'accordo? Certamente il motivo per cui noi abbiamo votato convintamente, seppur con sofferenza, perché insomma quando si inviano armi non è mai piacevole, abbiamo votato convintamente il decreto Ucraina, e nella risoluzione che abbiamo approvato oggi non si fa accenno al discorso delle armi, però noi abbiamo chiesto una cosa molto importante, che ritornando alla democrazia parlamentare di cui parlavamo prima è questa, cioè che il governo ascolti l'indirizzo, informi
il Parlamento di quello, della postura che continua a tenere nel corso di un conflitto che purtroppo si profila, purtroppo lo dico e lo ribadisco, lungo, e quando dico lungo quindi vuol dire ulteriori morti, ulteriori sofferenze, che venga comunque ad informare il Parlamento, che venga a raccogliere l'indirizzo del Parlamento, perché comunque stiamo parlando di una situazione in continua evoluzione che ha delle ripercussioni importanti, come abbiamo visto, la guerra del gas, la guerra del grano, insomma, è importante che anche quando si reca, no, a presenziare a summit internazionali importanti venga a raccogliere l'indirizzo del Parlamento, ma non perché il Parlamento deve mettere i bastoni tra le ruote al Presidente Draghi, ma proprio perché il Presidente Draghi sia rafforzato da un mandato forte della maggioranza che lo sostiene. Però è necessario che lo faccia.